Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Maullo941 e siamo tornati con il nostro Stephen Age, signori. Allora, leader reti inviolate 5, partite 6, gol subiti 1, valutazione media 7.2, bravo il nostro Chapman, signori, mi sbalordisce. Allora, signori, reso conto, io ho sistemato i contratti e gli allenamenti, noi siamo terzi con 13 punti dopo 6 partite. E non è per niente male come situazione, perché le prime tre passano direttamente alla categoria superiore e il nostro obiettivo è proprio quello. Avanziamo e andiamoci a giocare la nostra prima partita del video di oggi. Abbiamo due messaggi di chat. Andiamo a vedere chi è che rompe le scatole. Allora, Raid, sto attraversando un momento, spero non mi mandi nella banchina, quindi Raid vuole giocare, va bene, lo faremo giocare. E List, sono davvero felice che mi ritenga un giocatore che accordo per il mio rinnovo. Grazie per aver trovato un accordo per il mio rinnovo del contratto. Va bene, sai quanto dissi? Sì, ho fatto anche dei rinnovi di contratto, signori, così ci siamo levati un pochino di rotture di scatole off camera e siamo messi bene, siamo messi bene. Allora, andiamo a gestione squadra. Fuori Norris, signore, dentro Raid che voleva giocare. E poi il resto della squadra mi sembra buono, a parte Van Kooten, che facciamo giocare. Dai, stavolta facciamo giocare a Piergianni, signori. Diamo possibilità a Piergianni. Matteo ovviamente non me lo fa sostituire perché lui gioca in nazionale, quindi si crea tutti i problemi del mondo. Perfetto, lo sostituirà lui in automatico. Non so perché fa sto bug, se qualcuno ne sa qualcosa me lo dica, così vediamo di risolvere qual è il problema. Però fino a quando lo sostituisce lui in automatico siamo tutti contenti. Siamo tutti contenti. Andiamoci a fare sta partitella. Portiamoci a, vediamo di portarci a casa pure questi 3 punti, signori, perché l'obiettivo è la promozione. Riuscissimo a guadagnare tanti punti da arrivare a metà stagione con già la qualificazione in mano, potremmo simularla il resto della stagione e andare veloci. Però tutto è sempre un però, tutto è sempre un però, dipende da quando giochiamo e da quanti punti riusciamo a fare. Al 18esimo partiamo, no, partono loro in contropiede, lo Swindon. Pensavo che eravamo noi, e invece sono noi, sono noi, Maullo, noi siamo quelli viola. C'è questo piccolo problema tecnico-tattico che pensavo fossimo quelli rossi, invece noi siamo quelli viola. Questa cosa mi destabilizza tantissimo. Va bene, palla recuperata, va bene così. Ancora loro in contropiede al 45esimo, alla fine del primo tempo. Vediamo se riusciamo a fermarli prima che diventano pericolosi. Sempre sta mania del passaggio all'indietro, sbendalo! Bello così! Hanno perso la palla, dai, sì, e fallo, fai quello che vuoi. L'importante è che. Ah no, è finita la partita. Fine primo tempo. Buono così. Fine primo tempo, va bene. Riusciamo a. Non cambiamo niente, lasciamo, rimaniamo così. E si va. Inizio col secondo tempo. Inizio col secondo tempo. Perché mi sta a far giocare? Dovremmo giocare solo i momenti clou. Mi sta facendo giocare. Ora mi leverà la linea da un momento all'altro. Ora tu vedi. Ora voi vedete che mi leva il segnalino da un momento all'altro. Attenzione, lista, 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 lista. No, la tira fuori, lista. No, rigore. Ma porca paletta imbriaca. McKirdy, dove la tira? McKirdy, dove la tira? Possono McKirdy. sbloccarla qui. No, centrale, tira. Bello, così mi ero buttato sulla destra, signori. Meno male che. È rimasto fermo Chapman e l'ha fermata lui. Oh, finalmente un'azione nostra al 61esimo. Lo Stevenage sulla fascia di sinistra, quella che cazzo è. Pallone per vie centrali. Si No, salvano, quindi è no, andata bene. porca miseria. Che cos'è? Calcio d'angolo? Ma stanno a giocare solo loro, dai. Ma una sola azione mi ha fatto fare finora. Che paranoia. Eppure un rigore gli ha dato. Che paranoia, ce la fa a batterlo Corner di questo, area. questo calcio d'angolo? Lo Sbaglia buttala fuori, Ribéry buttala qui. fuori, buttala fuori, buttala fuori, buttala fuori. Bello così, alle papere, via. Oh, finalmente un'azione nostra al 70esimo. Un'azione nostra al 70esimo. Roberts, sulla fascia sinistra. Roberts, alla gira per List. Che, con attenzione, il momento, Connettere entra da in lì. aria. List. No, un altro rigore, no, proprio la devo perdere sta partita. Quando si dice devi perdere la partita, la devi perdere proprio. Passaggio Non. importante del match. Rigore parato. Sì, di nuovo centrale, signori, che botta di nati. Ancora loro Risultato collettivo, avremo solo 0-0 all'84esimo, due decisivi rigori ultimi su 5 due minuti. parati. Non lo so, boh, è impressionante, è impressionante.
Recupera palla. E invece me la fai fare un'azione? 84esimo. Oh, 86esimo, scusatemi. Un'azione per noi. Reed, vediamo se riusciamo. A questo punto, vediamo se riusciamo a rubargli la linea. Perché hanno giocato solamente loro. Hanno giocato solo loro. Vediamo se riusciamo a rubargliela. Vediamo se riusciamo a rubargliela. La parata del portiere che dice di no. Ma porca. Ma porca. Ma porca, ma porca, ma porca. Matrioska, dai che ancora nostra. Dai che ancora nostra che non mi ha fermato. Dai che ancora nostra che non mi ha fermato. Dai che ancora nostra che non mi ha. Conquistano una buona posizione. Tu stai scherzando che mi ha dato. Non ci riesco. Non. La devo prendere da sotto però a farla girare. Ci prova Norris. Parte la punizione. Senza problemi, il portiere. Porca miseria, l'avevo vista dentro. Mannaggia, mannaggia. L'avevo vista dentro. Devo metterla un po' più di lato. Emozioni sul finale. Emozioni sul finale, ma finisce 0-0 con due rigori. Con due rigori parati. Va bene così, peccato. Abbiamo avuto qualche occasione, ma non siamo riusciti a sfruttarla per come dovevamo sfruttare. Ci portiamo un solo punticino a casa. E va bene, dai, meglio uno che nullo, meglio uno che niente, meglio un punto che niente. Messaggio di posta, programma di crescita di Clark, va bene, dai, devo leggere l'altro messaggio di posta, me lo sono scordato, ci sono rimasto male, Raid, per non aver giocato, so che la decisione finale spetta a lei, ma sono convinto che avrei potuto, oh, ottimo, ho sbagliato completamente, doveva giocare Raid, e io chi cazzo l'ho fatto giocare? Sono un attimo confuso. Sono un attimo confuso, signori. Non ho fatto giocare Raid io. Chi mi aveva chiesto di giocare? Boh, non lo so. Contro Lorgate. Lista e Norris. E io Raid avevo messo in campo. Oh, vabbè. Bug del gioco che mi fanno litigare con i miei giocatori. Però va bene. La squadra è confermatissima. E scendono in campo così. Dai. Prima partita pareggio. Abbiamo subito tanto. Ci siamo portati un punticino a casa. Abbiamo rischiato di rubargliela sul finale della prima partita. Ma non è andata così come volevamo. Non fa nulla, non fa nulla. Comunque carichi. Come se non ci fosse un domani. Dai, così. Pubblico già caldo. Seconda partita del video. Questa vediamo di portarci tre punti a casa, signori. Dobbiamo vedere di portarci tre punti a casa. Oh, rigore, finalmente, cazzarola. L'altra volta due rigori contro, finalmente un rigore per noi. Norris che come al solito la tirerà centrale, signori. Il nostro posso Norris prende la mira. Deciso il tiro. Calcio di rigore trasformato con freddezza. Ed è 1-0, signori. 1-0. Norris con la magia li butta tutti a terra ed è 1-0 al sedicesimo. Attenzione, Lorgate. Attenzione a Lorgate che parte in contropiede. Vediamo di fermarli subito. Cambio di gioco sull'altra fascia e noi andiamo un attimino a fragole. Cerchio di centrocampo, attenzione a loro che creano, ma noi li stoppiamo subito. Senza problemi. Rigore per loro, ma porca miseria. Chapman, il nostro pararigori. Vediamo se questa volta riuscirà a fare la magia. Chapman! La fa, fatta magia, Chapman! Mamma mia, signori, assurdo. Proviamo una cosa stranissima. Palla presa da sotto, dobbiamo far girare tanto. Ci proviamo. Attenzione. Brava con l'esterno a girare. Ogni tanto uno cerca di inventare. 88esimo, Orgate in contropiede. Potremmo giocarci una meglio quella punizione, signori. Se questi muovono pareggiano, so cavoli amari. Non li dobbiamo far pareggiare. Ancora, e devo sperare che giocare. Poi dopo non si inventano qualcosa di strano e mi spunta l'1-1 praticamente. Svenalo! Mamma mia, fallaccio! Dritti sull'avversario. Mi sei piaciuto così, bravo. Attenzione, buttiamola fuori sta palla. Bene così. Facci tutti testa. Che cazzarola l'hai fatto? Ok, 89esimo. Attenzione, al 90esimo. Contropiede per lo Stevenage. Norris ha la possibilità di chiuderla. Norris. La chiude lui, signori. All'89esimo. Disperazione dell'Artgate. Colpo di golf preciso all'angolino. Lo Stevenage.
si porta a casa altri tre punti importantissimi. Dai così. Hanno disputato una buonissima e sono quattro. Sono quattro punti. Dopo il pareggio della prima partita, la seconda ce la portiamo a casa. Buono così. 4 punti. Non mi dice cosa ha fatto il Leyton. No, la classifica la vediamo, signori, dopo la terza partita che sta per arrivare. Veramente c'è qualche giorno di riposo, forse perché giocano le nazionali. Però va bene, avanziamo. No, scherzavo, è praticamente lì praticamente. La prossima partita in campionato contro il Mansfield a 9 punti, noi siamo a 17, scendiamo direttamente in campo. La classifica la vediamo a fine episodio. Facciamo qualche sostituzione così quantomeno giocano un po' tutti. Allora, esce Gallardo, entra Clark, fuori Reed, facciamo entrare Tinubu, che mi sta simpatico, anche se ancora non ha cambiato ruolo Tinubu, non capisco il perché. E basta, basta così, là davanti non tocco niente. Va bene così, va bene così. Non alteriamo troppo la rosa, signori. Momenti clou e si va. Momenti clou e si va. Trallallero, trallalla. Terza partita del video. L'importante è non perdere, signori. L'importante è non perdere. L'importante è quello. Poi se riusciamo a graduale a portarci sempre tanti punticini a casa, sarebbe una cosa buona e giusta. Tifosi caldissimi. Giochiamo in casa o fuori casa? Fuori casa. Andiamo fuori casa. Dai, 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 dai. Contropiede per noi. List. La palla gli arriva lui. È proprio al centro della. È imbucato, signori. È un imbucato perfetto. Il portiere non so come cazzo lo ci è arrivato. Mannaggia. Contropiede. Mansfield al 32esimo. Era una palla che dovevamo portarci. Dovevamo segnare, dovevamo giocarcela meglio. Serie di scontri senza un motivo. Ottima lettura, recupera il pallone. E va bene, li abbiamo fermati. Stevenage in contropiede. Siamo al 55esimo del secondo tempo. Perk. Chi è Perk? Si vola verso la porta. Chi è il numero 30? Chi è Perk, il numero 35? No, è List, infatti, allora, attenzione, lì mi sono perso a leggere i nomi, che mi sono confuso. Grande riflesso del portiere. Perché i nostri... Ah, ecco, ora li ha messi giusti. Aveva messo male i Mansfield in attacco. Niente, signore, mi sono confuso, ho perso la possibilità di segnare, ma... addirittura, col tacco, qua vogliamo fare... Gioca bonito, signori, ma che di che stiamo a parlare? Contropiede dello Stevenage. Bostic, vede Schmidt. Vede Schmidt che si invola, Schmidt. Porca miseria, Mansfield in contropiede al 77esimo. Attenzione, velocemente. Che cosa? Dov'era sto fallo? Ma vabbè, dai, si inizia a inventare le cose. Non mi piace per niente questa cosa. Si inizia a inventare le cose e la cosa non mi piace. Sembrava fatta per il gol del vantaggio. Dai, no, Chapman. Chapman mio. Ma che razza di parata era? 88esimo, signore. Ultima azione, Bostic. Ce l'ha lui, al centrocampo. Il nostro Collaman. Vediamo che cosa si inventa. Bene, sulla destra Mateju. Che se ne va. Mateju, di ritorno dalla nazionale. Mateju, sei un bastardo. Dai, fammi giocare che mi sono alzato. Mannaggia a te. Ecco, sì, con calma, ci sono troppi uomini, non mi dica che è fuori gioco perché non ci crede nessuno, doveva essere un passaggio al centro per il gol della merda, non quel sacacata che è stata veramente una merda. 0-0, va bene, un altro punto, totale episodio 5 punti, signori, no, ci vogliono 2 vittorie. Il Leyton ha pareggiato. Abbiamo fatto 5 punticini in 3 partite. Non è male. Però si poteva fare di più. Ci siamo giocati possibile cambio di ruolo per Tinubu. Grande Tinubu mio. Piano di crescita. Da CDC mi diventi un CC e guadagni. Niente.
Perfetto, mi rimani 51, TNV. Mamma mia, passaggi, mamma mia che sei messo male, vai con i passaggi, zio. Vai di passaggi come se non ci fosse un domani. E invece il giocatore, chi è che vuole parlare? Roberts, so che la gente mi ha segnato, vuole solo fare, sono esposto a Roberts. Bravo. Bravo, mi fa piacere questo tuo affiatamento per la squadra. Bravo Roberts, continua così. Va bene signori, detto questo vediamo la classifica, che non mi fa vedere perché mo c'è sta partita di coppa, ma mo la andiamo a vedere la classifica, non vi preoccupate che mo la classifica la andiamo a vedere. Scegli competizione, grazie. E in quale cazzo di competizione giochiamo? Playoff League 2? Questa? No, chiedo scusa, devo un attimino capire. LFL League 2, penso sia questa la nostra competizione. Sì, siamo sempre terzi. Ok, a 18 punti, pari punti con il Leyton che è sceso al quarto posto, e sopra abbiamo il Walsall a 20 e il Bradford City a 21. Va bene signore, a noi interessa arrivare fra le prime tre, perché poi con i playoff rischiamo di uscire, quindi va bene così. Detto questo signori, io vi ringrazio per aver guardato questo video, vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto. Noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo appuntamento. Bella raga, ciao!